Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo, un appassionato di fotografia, e oggi vi mostrerò qual è il formato e la risoluzione adatta per postare foto di qualità su Instagram. Molto spesso succede che quando visualizziamo una foto su Instagram notiamo che la qualità è nettamente diversa rispetto alla foto originale. Questo perché Instagram ha degli standard sia in termini di formato che in termini di risoluzione. Il formato di Instagram è 4 quinti o 5 quarti. Per quanto riguarda la risoluzione, potremo postare le foto con una risoluzione minima di 320 e massima di 1080 per la larghezza. E una risoluzione minima di 366 e massima di 1350 per l'altezza. Se postiamo una foto con una risoluzione inferiore a quella consentita, Instagram automaticamente cercherà di allargare l'immagine sostituendo i pixel mancanti. Se invece postiamo una foto con una risoluzione più alta degli standard, Instagram tenterà di comprimere la foto riducendo drasticamente la qualità. Andiamo a vedere insieme come impostare il giusto formato e la giusta risoluzione con dei semplici passaggi. Tutto quello di cui abbiamo bisogno è Photoshop. La prima cosa che andiamo a fare è quindi tagliarla nel giusto formato. Utilizziamo lo strumento taglierina, apriamo il menu a comparsa, selezioniamo 4 quinti, posizioniamo la foto nel taglio che vogliamo e premiamo invio. Una volta tagliata la foto, dobbiamo salvarla nella giusta risoluzione. Quindi andiamo su File, Esporta, Salva per web. Dobbiamo salvarla in JPEG, qualità molto alta, qualità 80. Ricordatevi inoltre di spuntare queste impostazioni: ottimizzato, incorpora profilo colore e converti in sRGB, che è lo spazio colore utilizzato nella maggior parte dei dispositivi. Essendo una foto verticale, quello che noi andremo a impostare sarà l'altezza, quindi inseriamo dei pixel di 1350. Automaticamente verrà a convertirsi anche la larghezza. Possiamo vedere come il peso dell'immagine sia diminuito drasticamente. Ora l'immagine pesa 617 kB. Una volta salvata, avremo la nostra foto pronta per essere pubblicata alla massima qualità con il giusto formato e la giusta risoluzione. Spero che il video sia stato utile. Se vi è piaciuto, mettete un like e commentate qui sotto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!